Rilanciare il turismo nella città di Napoli, nella regione Campania e garantire maggiori tutele per i lavoratori del comparto. E questo è l'obiettivo della proposta di legge che presenterà il segretario generale della Wiltux Campania, Rino Strazzullo, nell'ambito del congresso regionale dell'organizzazione sindacale che prenderà il via lunedì prossimo a Napoli. Sì, noi da tempo che chiediamo una legge regionale del settore, tra l'altro è fondamentale una regione come la nostra, in un territorio che dovrebbe vivere di turismo, non avere una legge a sostegno e di conseguenza avere dei sistemi turistici non integrati che potrebbero dare sviluppo e occupazione. Voglio ricordare, e quindi è un caso anche singolare, che siamo stati costretti qualche anno fa a far commissariare la regione Campania attraverso dei ricorsi al TAR per far bandire il concorso delle guide turistiche. Erano 14 anni che noi abbiamo guide senza, avevamo operatori turistici, accompagnatori ma non guide, perché la regione non bandiva il concorso per rilasciare il patentino. Ci siamo trovati in una situazione veramente sconcertante, dove abbiamo verificato che guide che venivano da altri paesi venivano sui nostri siti a Pompei, a Palazzo Reale, lavoravano, pagavano le tasse nel loro paese, mentre noi abbiamo tante guide preparate che non riuscivano ad operare perché la regione non bandiva un concorso. Ciò significa che questo settore, che potrebbe dare tanto lavoro, è un settore dove effettivamente non c'è attenzione. Nel corso della convention, intitolata Terziario e Mezzogiorno per rilanciare l'Italia, alla presenza del segretario nazionale della Wiltux, Brunetto Boco, e del segretario della Will Campania, Anna Rea, Rino Strazzullo proporrà anche l'introduzione di un codice etico interno al sindacato. Il nostro statuto è un modello etico. Ci tengo a dirlo, lo statuto della UIL, della UILTUC, si chiama modello ETA. L'abbiamo voluto integrare con un codice comportamentale, il riferimento insomma alla legge 231, l'abbiamo stipulato con chi di dovere, con la SUN, la seconda università di Napoli, di Santa Maria Capo Vetere, con addetti al settore, con una serie di avvocati penalisti. Abbiamo strutturato un modello etico della UILTUC Campania che presenterà al congresso. Tra l'altro Landini ha aperto un dibattito nella CGL da questo versante, lo chiedeva alla Camusso. Noi l'abbiamo fatto, la Wiltux Campania è la prima organizzazione in Italia ad applicare il modello 231, che va a integrare e non va a toccare minimamente lo statuto.